In questo video andiamo a vedere nel dettaglio la nuova Nike Pegasus 41. 41 anni di storia della scarpa più famosa e più utilizzata in casa Nike. Una all day trainer, io ne avrò testate almeno 10 versioni di questa scarpa qui e sarà un video interessante, questa è una bella recensione che non vedevo l'ora di fare. Mettetevi comodi che ora vi dirò tutto quello che c'è da sapere su questa Nike Pegasus 41. Tutte le volte che c'è da testare una Pegasus io sono davvero contento. Quando ho saputo che appunto usciva la versione 41 della Nike Pegasus sono corso alla ricerca di questa scarpa per provarla, metterla ai piedi e farci qualche chilometro. Non perché questa sia la mia scarpa preferita, anzi ci sono tanti modelli che preferisco, però questa è una scarpa storica, appunto 41 anni di storia. E pensate, io ho iniziato a correre proprio con una Nike Pegasus e quindi mi riporta indietro ai tempi in cui facevo atletica leggera, i primi anni, le prime incertezze, le prime cose da imparare, insomma vabbè, viaggi miei mentali. Comunque questa è la Pegasus 41, una bella scarpa migliorata secondo me rispetto alla sua versione 40 e si può dire che questa è secondo me la miglior Pegasus mai prodotta. Tanta attenzione ai materiali quest'anno da parte di Nike, cercando di essere più sostenibile possibile, una scarpa ad alta durata si può dire, soprattutto con materiali che comunque rientrano nel giro della sostenibilità o perché già riciclati o perché altamente riciclabili. Insomma, ottime scelte, sono contento che i brand delle scarpe stanno mettendo più enfasi su questa cosa. Abbiamo una scarpa che utilizza un'intersuola Air React, appunto una React diversa rispetto alla Pegasus 40, con materiali ancora più innovativi, ancora più sostenibili, ma soprattutto secondo me questo materiale dà un minimo di reattività in più, è appunto la React X, una versione che secondo me dà della reattività in più quando la si prova, soprattutto nel caso della Pegasus qua nella parte del tallone dove effettivamente c'è più materiale. Ricordiamoci che la Pegasus ha all'interno delle bolle d'aria sia nell'avampiede che nella parte del tallone, proprio a dare un pochettino di protezione aggiuntiva. Abbiamo uno stack height di 37 mm nella parte del tallone con un drop 10, quindi arriviamo a 27 mm nella parte anteriore e devo dire che questo drop 10 si sente tantissimo su questa Pegasus in particolare. Sarà che forse non sono più così abituato ad utilizzare le Pegasus perché effettivamente la versione 40, finita di testarla, non l'ho più utilizzata per correrci, ma la sto utilizzando più come scarpa da passeggio. E alla fine tutte le Pegasus per me vanno a finire un po' verso quella direzione. Però devo dire che questa è una scarpa un pochettino più divertente rispetto alla 40. Penso la Pegasus più divertente di sempre, proprio per la reattività in più che dà questa schiuma. Ma la cosa che ho notato è che appunto la parte dell'avampiede è un pochettino meno protetta del solito, secondo me, un pochettino più dura. Anzi, direi c'è più la sensazione del contatto con il suolo quando si va a correre, soprattutto cercando di correre un pochettino più con appoggio in avampiede. Andiamo con ordine, vediamo la tomaia. La tomaia secondo me è tanta roba, molto comoda in tutte le sue parti, tanta protezione nella parte del tallone, la conchiglia rigida, non si riesce a piegare, la linguetta non è cucita internamente, lo è parzialmente, diciamo, ha una sorta di presa interna, ma è abbastanza mobile. L'ho trovata un pochettino più scomoda rispetto ad altre Pegasus nella fase di allacciatura. Ho trovato un po' più difficoltà a mettere la linguetta
correttamente, però devo dire che tutto sommato è molto comoda, avvolge il piede un po' come tutte le Pegasus. In realtà mi piace tanto questo materiale che è stato utilizzato. Tra l'altro trovo questa una scarpa un pochettino più invernale per la tipologia appunto di tomaia, che, attenzione, è abbastanza traspirante, non ho avuto grandi problemi di traspirabilità, però effettivamente è doppia e si vede su questa scarpa perché è bianca. Come potete vedere, non si vedono praticamente le mie mani qua dentro, perché c'è un altro strato che in questo caso è più scuro e quindi dà tanta sostanza alla tomaia, che da una parte la rende comoda, dall'altra forse un pochettino più calda, quindi in estate ecco un po' così così. Lacci assolutamente ottimi, funzionano, non sono né troppo lunghi né troppo corti, la fase di allacciatura è perfetta. Devo dire che tutto sommato il piede qua dentro, una volta che viene inserito, non si muove assolutamente, però ricordiamoci che questa è una scarpa che non va usata per fare lunghissimo, cose di questo genere. È una scarpa per correre 10 km, 12, 15, sicuramente non ci farei dei lunghi proprio per la tipologia, per definizione proprio della Pegasus. L'intersuola l'abbiamo detto un pochettino prima con i numeri, 37 mm e 27 nella parte di avampiede, 10 mm di drop, ma quello che c'è da dire secondo me di questa intersuola è che questa Nike React X funziona davvero bene, molto più reattiva rispetto alla Pegasus 40, che come dicevo mi è piaciuta come scarpa, però ecco, con tutte le alternative che abbiamo in commercio in questo momento probabilmente non è lassù nella lista delle migliori scarpe all day trainer, quindi per questo una volta che ho finito di testarla è diventata una scarpa da passeggio. Questa forse potrebbe fare una fine diversa, nel senso che è una scarpa che mi diverte da utilizzare, soprattutto per, ripeto, corse un pochettino più brevi, proprio perché c'è questa sensazione di ritorno di energia nella parte dell'intersuola, dell'appoggio, che mi diverte parecchio e mi piace questa differenza tra la parte posteriore e la parte anteriore, cioè sento proprio che nella parte dell'avampiede ho più spinta, il piede lavora meglio, insomma potrebbe essere un'ottima scarpa magari per quei giorni dove si va a fare tecnica di corsa o dove si cerca di lavorare un pochettino meglio con il piede, la butto lì. Non ho detto della soletta, che è rimovibile come in realtà tutte le Pegasus moderne, e questa per me è una cosa utile per tutti quegli atleti che poi vanno ad inserire solette diverse. Arriviamo così alla suola, classica suola della Pegasus, molto simile in realtà alla precedente, tanta copertura in gomma, classico disegno della Pegasus che è assolutamente suo, originale, diciamo un marchio di fabbrica. Devo dire che il grip è ottimo, è proprio un buon materiale che funziona, si può utilizzare secondo me sulle strade bianche, sull'asfalto, si può correre un po' ovunque con questa scarpa, anche paradossalmente un trail leggero io ce lo farei con una scarpa di questo genere, perché appunto c'è abbastanza grip per fare tutto. E per quanto riguarda la durata, ci ho fatto appena 100 km, non è che si veda una grande usura, però di solito queste Pegasus durano davvero tanto, io ci ho fatto anche più di 1000 km con delle Pegasus e penso che questa è la classica scarpa che, se trattata bene, può veramente fare tanti chilometri, anche perché Nike su alcuni prodotti sta spingendo davvero tanto sulla sostenibilità, cercano di fare materiali un pochettino più duraturi, come dovrebbero fare secondo me tutte le aziende, e quindi ci si aspetta più durata. Per quanto riguarda il peso, sono 302 grammi nella mia versione 44,5 europea. Sono ritornato a pesare la vecchia Pegasus 40 e alla pesa di stamattina erano 310 grammi, stessa identica dimensione, quindi 8 grammi di differenza, nulla di che, un pochettino si è alleggerita. C'è da dire che più o meno siamo lì, è comunque una scarpa pesante per essere un all day trainer, secondo me con poca protezione, pesantuccia, però devo dire non si sente tantissimo quando ci si corre, proprio per la reattività dell'intersuola. Secondo me il peso non è un problema in questa scarpa. Prezzo 140 euro di listino, la potete trovare già sul sito di Top for Running, sapete che qua sotto vi lascio il link in descrizione, avete uno sconto ulteriore del 5% anche se la scarpa dovesse entrare in sconto, quindi ulteriore buon guadagno per voi.
E come prezzo è un pochettino più alta, parliamo di 10 euro in più rispetto alla versione 40, che invece aveva mantenuto il prezzo rispetto alla 39. Era da un po' che cercavano di non far alzare il prezzo. Diciamo che per essere una all day trainer, uno dei vantaggi di questa scarpa è sicuramente il prezzo, perché sul mercato scarpe simili costano di più, quindi bene. Male il fatto che è salita di 10 euro. Sì, stanno cercando la sostenibilità dei prodotti, dei materiali, questi costano di più per il ciclo di vita, eccetera, eccetera. Posso capire questa cosa, però le scarpe stanno veramente prendendo dei costi esagerati. Comunque, andate sul sito di Top 4 Running, così la trovate scontata e soprattutto aiutate anche il canale. Per concludere, per chi e per cosa è questa scarpa? Scarpa all day trainer, quindi da usare fino a 10, 12, 15 km per fare allenamenti abbastanza tranquilli. È abbastanza non tutto fare, soprattutto per i principianti. È la classica scarpa che si può comprare un paio e ci si fa un po' di tutto, perché fa veramente un po' di tutto. Protezione sufficiente per fare appunto le uscite magari di un'ora. È abbastanza reattiva per farci qualche ripetuta, qualche farte, qualche lavoro di questo genere. Ecco, è una scarpa sicuramente entry level. È una scarpa che comprerei appunto se volessi tenere in rotazione qualcosa di un po' più minimale rispetto ad altre scarpe a stack height molto alti per fare i lenti e per fare i lavori un pochettino così. E soprattutto questa è la scarpa che potrei scegliere se dovessi andare in viaggio e potessi portare solo un paio di scarpe. Questa me la porterei sicuramente dietro. Peso massimo secondo me per questa scarpa 80 kg, non di più. Meglio se intorno ai 70-75, o anche meno, chiaramente. Un'ottima scelta probabilmente per le ragazze. C'è anche la versione femminile con delle pressioni leggermente diverse nella base di aria che praticamente è stata inserita nell'intersuola, però tutto sommato scarpa molto simile. Sì, dai, tutto sommato una buona scarpa. Fatemi sapere se avete mai corso con le Pegasus, se è una scarpa che vi piace come modello, e scrivetelo qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, andate su Top 4 Running se volete vedere le scarpe del momento con i migliori prezzi, e correte e fate l'amore. Ciao belli!